Ciao a tutti ragazzi, eccomi qua, sono incazzato come una bestia, dovrei spaccare tutto, te con il Sassuolo, Conte ha fatto di tutto per non vincere la partita, 3 punti importantissimi, non so che formazione aveva messo in campo inizialmente. Sì, è vero che è sembrato un gol clamoroso Gagliardini, però beh, tu la partita l'hai persa all'inizio con una formazione incredibile, vergognosa. Poi la possibilità con 5 di sistemarlo, con 5 cambi di sistemare la partita. Riesce a pareggiare e ribaltarla e nel secondo tempo non so che cazzo combini, cioè, sinceramente. Levando Eriksen è tolto tutto a centro campo, c'è cioè più nessuno. Bocca valeva Gume. Io non so che cazzo è successo. Stanco Eriksen, ma fa un caso, stanco non stanco. Devi giocare punto e basta. Ha fatto cagare Eriksen fino a quel punto lì, però dico. Si alza un po' la qualità dei giocatori, magari con Eriksen alza anche un po' il livello del gioco dell'Inter. Lautaro fuori, Anto Sanchez subito con Moses e Bivaghi, la panchina in difesa con Ranocchia. Non lo so, perché io dico sinceramente, metti De Vrij, metti Skriniar, metti Bastoni, Bastoni è un difensore. Se metti Skriniar, Ranocchia e Bastoni, Bastoni è un altro difensore, dipende che di fianco. Per me la partita è calata lui, dall'inizio. Per me ha sottovalutato la partita, il Sassuolo, ma soprattutto hai sottovalutato i tuoi punti. Hai sottovalutato i tuoi punti, cose fondamentali. E tu con il Sassuolo non ti puoi permettere questa cosa qua. Primo tempo abbiamo preso il gol, abbiamo anche cercato di prendere il secondo. Siamo riusciti a pareggiare grazie al rigore, secondo me è generoso, che oggi magari grazie al VAR fischiano, però è generosissimo. Poi ho avuto la fortuna con Berghe di ribaltarla, ma poi. Per il resto io sono arrabbiatissimo, io. Per me Conte qualche partita la cannata, la prima di Champions, poi col Dortmund, col Barcellona che poteva fare di più e poi beh, lasciamo stare a Parma, cos'era? Qui in sesta giornata di campionato già parlavano di stanchezza questi qua, non lo so, col Cagliari, Roma in casa, Firenze, cominciano a essere tante e poi con Napoli in Coppa Italia lasciamo stare che è meglio. Inizia ad essere tante, adesso secondo me è giusto che anche lui reciti il mea culpa, diciamo, perché ha le sue responsabilità. Poi anche vedere Skriniar così nervoso, che è stato buttato fuori, non mi piace perché Skriniar è un grandissimo giocatore, però adesso non lo so. L'uomo dell'Atalanta, 4-1-2. La Lazio 2-0 sta vincendo, la Bergamo dopo mezz'ora, dico solo questo. E niente. Anche vedere uno Skriniar così nervoso mi spiace perché è uno che ha ripreso a 4 gioca fortissimo, invece quest'anno è tutto arrangiato, adattare, sempre il massimo da Milan Skriniar. Vederlo così mi spiace. Niente, Conte mi sembra monotematico, monotattico, tutti avanti e basta, correre, 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 correre e basta, io non lo so, io inizio ad avere anche dubbi su di lui. Non mi sembra tatticamente preparato, sinceramente, per me ha preso anche la bussola, poi questa voglia di rivalsa che ha contro la Juventus lo manda per me anche un po' in gaina. Certo, parlare dopo è facile, per carità, però oggi hai fatto 3 punti pesanti, lasciato su. Io non so perché sei partito in questa formazione qua, cioè Borca Baleo, Gagliardini, Ranocchia, ci sta Sanchez, per carità, vuoi cambiare le fasce Moses? Biraghi, va bene, magari cambiane uno, metti da una parte Young e dall'altra parte Biraghi adesso, o Moses, non so chi cazzo c'è, non lo so, io l'ho vista male fin dall'inizio e alla fine è finita peggio, anche tutta due di Borca Valero non ci ho creduto, e infatti niente, mi spiace, sono incazzato, però adesso secondo me. La società, secondo me, si deve far sentire come lui ha rotto i coglioni a novembre, rosa corta, prendi questo, prendi quello, adesso anche lui è giusto che. Secondo me è una squadra superiore a quella dell'anno scorso. Prendono 5 milioni all'anno, non 4 come Spalletti, e non ha uno spogliatoio distrutto come l'anno scorso, perché l'anno scorso c'era uno spogliatoio, cioè, vergognoso, una bomba. Tra i Corati, cioè, Perisic, Nainggolan. Poi Icardi, la moglie, c'è cioè un bordello c'è stato. Adesso lui ha una situazione di quiete nello spogliatoio, una società che adesso ha liquidità, è disponibile ad accontentarlo con i suoi tempi, giustamente. Mi sembra che qualcosa abbia fatto, ha preso Lukaku,
Non è che l'ha preso un Pirlo, l'ha preso Eriksen, 11 milioni all'anno ti dà, quindi mi sembra che accontentato, questa notizia è accontentato, però adesso voglio qualcosa di più, voglio qualcosa di più e essere a 8 punti dalla Juventus oggi mi giungono veramente i coglioni perché così non... E poi gli schiaffi da Juventus, sia a Milano che a Torino, ma ti hanno proprio messo lì. Coppa Italia ha fatto ridere. Oggi potevi dare anche... Non ci credevo lo scudetto, per carità, però sai, se sei vicino, allora ti tieni vivo tutto quanto. Invece secondo me non ci siamo, non ci siamo, non ci siamo. Io penso che da stasera anche Conte debba essere messo in discussione. Quindi deve abbassare anche un po' la cresta, secondo me. Se ti va bene, ok, se non ti va bene la società che prende provvedimenti, che finisce solo rotti i coglioni e basta. E a me uno che mi dà un più grande società non mi piace. Perché mi sembra che questa società qua ha fatto tanto, mi sembra. Siamo arrivati a un buon livello adesso, magari con i suoi tempi, è vero, però ora mi sembra che abbiamo un buon fatturato che ci può permettere di fare un gran mercato. Ha preso Marotta, ha preso Gliali, quindi oh, chi non è contento può andare fuori dalle palle. Questo vale anche per l'allenatore, penso, ma per i dirigenti. Quindi, ragazzi, che vi devo dire? Sono amareggiato, sono incazzato, magari non so, è il post partita caldo, non lo so, però ci sono rimasto veramente male. Ciao a tutti, ragazzi, e forza Inter Amassi, sempre.